Questo è Struttura. A dire così era Morpheus nel primo film di Matrix, che mi auguro tutti voi abbiate visto, quando per la prima volta lui porta Neo all'interno di Matrix per fargli vedere cos'è e come funziona dall'interno. E questa situazione mi ricorda molto quella scena, perché quello che io sto facendo in questo momento è portare voi per la prima volta nel mio ufficio all'interno del metaverso. Questo dunque è il mio avatar. Non è un avatar che io scontrollo tramite mouse e tastiera, ma sono realmente io, seduto a casa mia, alla mia scrivania, con indosso un visore, quindi queste sono le mie mani. Vi ho portato qui perché da quando Mark Zuckerberg ha annunciato il cambio di nome da Facebook a Meta, abbiamo cominciato a sentir parlare con insistenza di metaverso. Io lo faccio già da tanto su Instagram, in particolare nelle mie storie per chi mi segue, ma oggi, a distanza di mesi da quell'annuncio, decine di brand e aziende di tutto il mondo si stanno attrezzando per costruire la propria presenza in questa nuova dimensione, dandoci così un segnale molto molto chiaro, e cioè che si sta davvero facendo sul serio. Ecco perché, secondo me, è importante sapere precisamente di che cosa stiamo parlando. Tutti, indistintamente, dalle imprese ai professionisti fino alle singole persone, abbiamo tutti un'enorme distesa di opportunità. In questo e nei prossimi video, dunque, vi spiegherò di che cosa si tratta in modo molto pratico e molto concreto, ma, a differenza di tutti gli altri video che trovate su YouTube, ve ne parlerò mostrandovi dall'interno cos'è e come funziona il metaverso. Partiamo dall'inizio, perché tutti ne hanno sentito parlare, ma non tutti hanno capito bene che cos'è. Il metaverso è un mondo virtuale in cui ogni persona può entrare e creare la propria identità, rappresentata visivamente da un avatar, molto simile al personaggio di un videogame, e all'interno può compiere qualsiasi tipo di attività, dal lavoro al tempo libero, dall'esplorare un luogo all'interagire con altre persone. Inoltre, all'interno del metaverso, chiunque può possedere beni e oggetti virtuali, come ad esempio terreni, edifici, vestiti e qualsiasi altro bene digitale che può essere creato, acquistato o venduto, sia in alcuni casi con euro e dollari, oppure in altri casi con una moneta digitale, come ad esempio una criptovaluta, che quindi ha un valore reale e può essere in qualsiasi momento convertita in euro o dollari. Se volete farvi un'idea molto precisa di quello che è, ma soprattutto di quello che sarà il metaverso, vi consiglio di guardare il film Ready Player One di Steven Spielberg, perché secondo me meglio di chiunque altro racconta tutte le potenzialità del metaverso. Ad oggi non esiste un unico metaverso, ma tanti metaversi diversi tra di loro, ciascuno con le proprie caratteristiche e funzionalità. In generale si dividono in due principali categorie: i metaversi in 2D, che sono accessibili tramite browser oppure scaricando un software sul proprio computer, in cui l'avatar si controlla con mouse e tastiera come un videogame. I principali metaversi di questo tipo sono Decentraland, Roblox e The Sandbox. E poi ci sono i metaversi in realtà virtuale o VR, come quello in cui mi trovo io in questo momento, che è Oculus di Meta, a cui si accede indossando un visore sugli occhi, come in questo momento io sto facendo, e eventualmente una serie di sensori sulle mani, come dei joystick. Io ora non ho nulla, queste sono le mie vere mani, per un'esperienza immersiva che permette all'utente di entrare fisicamente in un luogo virtuale in cui potersi muovere a 360 gradi e compiere qualsiasi azione direttamente con il corpo e con la propria voce. Chiariamo una cosa: oggi molti credono che il metaverso possa sostituire la nostra vita reale e tanti altri credono che invece sostituirà internet. A mio avviso non accadrà nessuna delle due. Il metaverso, infatti, non è alternativo alla realtà o al digitale, ma crea una terza dimensione tra le due che abbatte le barriere fisiche della vita reale, permettendo alle persone di incontrarsi e di interagire a prescindere da dove si trovino. Quindi non significa rinunciare alle esperienze reali e non significa mettere da parte le nostre abitudini digitali. Ok, ma quindi che cosa si può fare in uno di questi metaversi?
Beh, nel metaverso le persone possono creare, interagire, incontrarsi e fare tutto ciò che fanno con internet, ma nel modo in cui lo farebbero nella realtà, e quindi non vivendo le esperienze e i contenuti attraverso lo schermo di un PC o di uno smartphone, ma entrandoci dentro per viverle fisicamente con il proprio corpo. Non servono quindi mouse e tastiera, ma ogni cosa viene fatta con il nostro corpo, con le nostre mani, gli occhi e la voce. Ad esempio, invece di guardare un film in televisione, noi possiamo entrare fisicamente all'interno della scena e guardarla dall'interno. Mentre oggi discutiamo di politica, di attualità o di lavoro su Facebook e sugli altri social, nel metaverso possiamo andare ad un evento pubblico, sederci e parlare a voce con le altre persone. Così come, invece di guardare un concerto o una partita in streaming, possiamo acquistare un biglietto virtuale e guardarli dal palco o a bordo campo. Il metaverso ci permette anche di entrare in un negozio virtuale, provarci un vestito da acquistare, oppure parlare con un consulente a cui chiedere delle informazioni. E infine, invece di allenarci da soli a casa, possiamo frequentare ad esempio una palestra virtuale. Io già lo faccio e sono seguito in tempo reale da un personal trainer, oppure mi siedo sulla cyclette, sul tapis roulant, sul vogatore e partecipo ad una gara con persone dall'altra parte del mondo. Se tutto questo rappresenta una moltiplicazione delle opportunità per gli utenti, per le aziende e i professionisti ci sono molte possibilità in più per lavorare, vendere e per far conoscere i propri prodotti e servizi. Nel metaverso, ad esempio, si possono creare e maneggiare facilmente prototipi di qualsiasi tipo, senza dover quindi sostenere i costi di produzione reale, così come si possono mostrare dei progetti in via di sviluppo, ad esempio visitare una casa in costruzione, oppure dei luoghi già esistenti, quindi visitare ed esplorare un hotel o una meta turistica per prenotare una vacanza. Alcune applicazioni sono già pronte, sia nei metaversi come Decentraland o The Sandbox, sia nella realtà immersiva di Horizon in cui mi trovo adesso. L'avatar sarà, e in parte già lo è, altamente personalizzabile, quindi ci somiglia quanto vogliamo e può indossare tutti gli abiti e gli accessori che compreremo per lui, così come dall'altro lato ci consente di poter essere qualcuno di completamente diverso dalla realtà, anche di un altro sesso se vogliamo. Il mio avatar, ad esempio, indossa sempre solo abiti che io mai indosserei nella vita reale. Il metaverso, così come se lo stanno immaginando aziende come Meta, è ancora in via di sviluppo. La ricerca si sta concentrando soprattutto sulle tecnologie per portare tutti i nostri 5 sensi all'interno della realtà virtuale, come ad esempio delle tute dotate di sensori per il tracking dell'intero corpo, dei guanti speciali aptici che ci permetteranno di percepire il tatto quando tocchiamo un oggetto nel metaverso, o dei sensori ancora più potenti per replicare i nostri movimenti e anche le espressioni facciali. In parole povere, vivremo. Ciò significa che la comunicazione con l'altro sarà sempre più vivida e che il metaverso si profilerà come un mezzo potentissimo per raggiungere molte più persone di quante non potremmo nella dimensione fisica e in un modo molto vicino alla naturalezza delle relazioni che conosciamo nella vita di tutti i giorni. Il visore che indosso non serve soltanto a farmi immergere nel luogo in cui mi trovo, ma contiene anche una serie di sensori che rilevano il tracking, ovvero tutti i movimenti, ad esempio delle mie mani, delle mie dita, quindi ogni singolo movimento, anche molto molto piccolo, questo sensore riesce a beccarlo. Oltre a distinguere i metaversi per la modalità di fruizione, quindi tramite browser in 2D oppure in realtà virtuale, un'altra differenza sostanziale è quella tra metaversi centralizzati e decentralizzati. Nel primo caso, come avviene per Oculus, il metaverso è di proprietà di un unico soggetto, in questo caso Meta di Zuckerberg, che lo sviluppa e lo gestisce privatamente, dando la possibilità agli utenti di accedere e creare
contenute al suo interno ma mantenendone il controllo e la moderazione, esattamente come oggi avviene per i social network. Nel secondo caso invece, come avviene per Decentraland o The Sandbox, alla base del metaverso non c'è un'azienda proprietaria ma la blockchain, una tecnologia aperta e diffusa a livello globale che consente di creare applicazioni ed effettuare operazioni certificate senza la possibilità di contraffazione o di controllo da parte di qualcuno. È su questa tecnologia che si basano le criptovalute e gli NFT, i certificati digitali che consentono di attestare l'unicità di qualsiasi file o oggetto digitale e da cui nasce il concetto di Web3, che è una nuova era di internet in cui i contenuti e i beni digitali non saranno più creati e gestiti all'interno delle piattaforme proprietarie delle big tech, come oggi avviene con Google, Facebook, Amazon, ma saranno di proprietà delle persone stesse e potranno venderli, crearli o acquistarli senza alcun limite, controllo o moderazione da parte di terzi. È evidente dunque che questo rappresenta oggi il più grande limite di Oculus. Per costruire un metaverso che possa essere adottato a livello globale e funzionare come internet, la blockchain e gli NFT saranno essenziali per certificare e gestire la proprietà privata di ciascun utente, che si tratti di terreni virtuali, opere d'arte e vestiti per il proprio avatar. Stiamo parlando di un mercato dalle enormi potenzialità. Basti pensare che solo nel mese di settembre 2021 il mercato dell'arte basato sugli NFT ha avuto un giro di affari superiore ai 700 milioni di dollari e che la compravendita di skin, gli elementi con cui si caratterizzano gli avatar, insomma, vale circa 40 miliardi di dollari all'anno. Non a caso, Meta ha già tentato in passato di introdurre una sua criptovaluta e di recente ha annunciato l'intenzione di offrire la possibilità di utilizzare, scambiare e vendere gli NFT. Al di là delle evoluzioni tecniche, il metaverso ci permette di espandere la nostra vita e di dotarci di un'identità digitale che potrà rappresentarci tanto quanto vorremo. Siamo noi infatti a disegnare il nostro avatar e lo potremo fare con un livello di personalizzazione sempre maggiore, così come saremo noi a scegliere le esperienze da vivere tra un'offerta che è destinata ad espandersi all'infinito. Da un punto di vista teorico, infatti, non esistono limiti al metaverso, se non quelli tecnologici che il progresso sarà di volta in volta capace di superare e quelli legislativi e normativi che le società dovranno ritenere di introdurre. Il mio primo video dal metaverso si conclude qui, ma come vi dicevo all'inizio, continuerò a raccontarvi cos'è e come funziona il metaverso dall'interno e nel prossimo video vi porterò a vivere una serie di esperienze all'interno dei diversi metaversi di cui vi ho parlato. Per questo motivo vi invito ad iscrivervi al mio canale cliccando qui e a seguirmi su Instagram, dove ogni giorno racconto la mia vita nel metaverso all'interno delle storie. Per oggi è tutto, alla prossima!